Sono in live. Perfetto. Eccomi qui. Salve a tutti e benvenuti in live. Qui su GTA 5. Oggi siamo qua su Los Santos Live Italia con Elisa Smith e noi stiamo, diciamo, andando a lavorare per portare la carne, le alghe e la frutta per il giorno dopo. Dobbiamo andare avanti il Mojito Inn, in qualche modo dobbiamo farlo, quindi dobbiamo fornire carne e pesce. Carne, pesce, alghe e frutta. Associazione Mackenzie, aperto anche a domicilio, zaini da lavoro in pelle di panda, morbidoso e roccaraso Severino. Metti mi piace alla pagina Severino Airlines. Vediamo se streamando riusciamo pure a giocare senza cadere su mappa. Ho abbassato molto le varie impostazioni video, quindi a parte i riflessi che li ho tenuti perché mi piacciono i riflessi sulle macchine e voglio vedere belle le luccicanti. Ho abbassato tutto, distance scaling, carica meno cose di prima, la qualità texture, la qualità dell'erba, delle piante, un po' tutto, ecco. Ho abbassato un po' tutto in modo da, diciamo, da non caricare troppo e da dover riuscire a streamare e anche andare veloce senza cadere sotto mappa. Quindi teoricamente testiamo ogni sera. Per me è un test. Ogni live sarà un test finché non vedrò che andrà bene per una settimana di seguito. Vediamo livello, cioè livello 37, quello di produzione del Mojito Inn. Bella lunga. Oddio, sto prendendo di là, stavo guardando il cellulare che ha squillato. Fa fatica a caricare qui. Ci sono delle mappe in questa zona abbastanza pesanti. Ciao Diego, hai visto? Ti ho intitolato la live.
Oggi ho messo l'overlay nuovo, quindi tutto vuoto, infatti sotto la sub e donation, solo il follow è di Ketamina 96. Last follow. Oh, Eli. Eccomi. Allora, 150 più 50 o solo Cioè, 150? 150 pezzi di carne e 50 pezzi di frutta. No, Oh, ok, perfetto. Ho capito 150 più no, 50. no, no. Hai già raccolto un po'? Ho raccolto una cinquantina adesso. Passa, passa, passa pure tu. Che io tra poco cambio l'economia e mi sa che sale e spero di riuscire anche a andare a vendere qualcosa. Ma guarda, mo ti do tutto quello che adesso e poi dopo vado su al frutteto. Capito, Hai capito. incontrato Steve per caso tu? Gli No. ho mandato un messaggio per chiedergli se gli serviva qualcosa. Non l'ho incontrato, forse è fuori città adesso. Dopo lo richiamo. Aspetta, Eli, eh. Vabbè, mo sai che facciamo? Io ti do gli altri 50 pezzi e poi vai su direttamente sul Mojito, Esatto. quell'altro ci penso io. Mi dai 100, io ora sul mojito, intanto tu finisci Sì, 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 150, sì. fai 50 pezzi di carne, poi me le di frutta e mi porti pure quella. Quanto che è che cambia l'economia? Ogni quanto? 23, ho le 20 minuti, ho i 23 e eccetera, eccetera. Ok. Quindi 23 fra esattamente 5 minuti. Esatto, giusto, giusto, riusciamo a fare. Ah, mi ha risposto Steve, mi ha detto che non gli serve nulla. Ottimo. Sì, oggi è la pausa grossisti. Eh sì, Mi sono infatti dimenticata che oggi è pausa grossisti, porca troia. già. Infatti dovevo prendere ieri, alla fine ho preso oggi. Vabbè, non ti preoccupare. Devo incontrare Severino per far riparare la borsa. Cioè, oggi è il terzo Capito. giorno, tra poco, Oh sì, però. stai attenta, tanto giorno già quasi al limite sei. Se lavori Appunto. tanto. Anzi, dopo lo chiamo, eh. Ne altri 10 pezzi. Sono arrivati i biscotti. Sono arrivati i biscotti. Sono Come, scusami? arrivati i biscotti, quindi chiama Ah, sì. Jerome per prenotarteli. Oddio mio. Io non Ha ce l'ho il aperto numero di un'ora fa, ha Jerome. aperto. Vabbè. Io non ce l'ho il numero di Jerome. Lo puoi chiamare tu Dov'è mandando che lo il chiamo? Sì, messaggio? quanti ne vuoi? Sì. Massimo 50. Fai una trentina. Ok, lo chiamo per te. Prendi questi 50 lì. You. Ciao Jerome, senti, ci sarebbe Valeria che vorrebbe comprare dei biscotti. Vuoi un altro numero, quindi ti ho chiamato io. Ho appena chiuso, mi sto preparando per il funerale. Oddio, appena chiuso. Dai, Porca troia. dopo Vabbè, quando ci dopo il sono. funerale Esatto. riesci tu, eh? Sì, Ok, perfetto. 30 certo. biscotti vuole lei. Cioè, Niente. ancora, perfetto. Perfetto, sì, ce l'abbiamo in abbondanza. Ok, a Ciao bello. posto, ciao ciao. Ok, ora che ho chiuso, però dopo il funerale 30 biscotti te li trovo. Ma dammi un po' il numero di Jerome, ma perché ogni Sì. volta è Perché sempre. la mia rubrica è lunghissima come una roba. Okay, pronta? 984-3369. E manca un pezzo. 984 3369. Esatto. Manca un pezzo di carne. Aspetta lì, come un pezzo di gatto? Non ti Sì. ho dato 50? No, meno di 49. Ok, a posto. Vado, Vai, ciao. vai, vai, vai lì.
Un cazzo, mamma che schifo. Tieni carne 80, ma dai. Che economia schifosa, mamma mia. Ciao Totò. Che nebbia fastidiosa, mamma mia. Oddio, stavo cadendo sotto mappa. Eccola! Perché andiamo più veloci, andiamo così, perché... Il gioco non riusciva a caricarsi più veloce del gioco. La colpa della nebbia che appesantisce tutto. Infatti ora ho abbassato il distance scaling e tutto, quindi teoricamente dovrebbe migliorare adesso le prestazioni. Infatti sto facendo 50 fps, ma dicono che sia problemi di connessione il fatto che io calo sto mappa. Oltre che la scheda video. Trabbino, ciao. Trabbino, ciao. Trabbino. Io leggo così, Trabbino. Scorsa volta hai fatto storia di come leggevo il tuo nome. Io leggo così, Trabbino. Punto. Trabbino. Trabbino. Cento pezzi, li mettiamo, sì, mille, 100, mettiamo dentro. Robino, Ronaldino. Ronaldino, Robino. Robino, io leggo così, Robino. Non Robin Ho. Robino, esatto, cioè Robino così. Come che la lega? Robin Ho. Trabino. Robino. Trabino.
cacchio ne so, vedo la H, vedo. Trabi NHO, che cazzo ne so io. Beviamo. Non lo so, Santo, se fa la domanda a me, non lo so. Io tengo sempre la visuale indietro per vedere se si entra qualcuno. Non si sa mai se entra qualcuno così. Oggi è funerale andare. Dov'è qua? Eventi. È scritto funerale vichingo Piero, di Piero Balin, arte samurai. Giorno 29 alle 22 per 16 ore ci saranno le esequie del Piero Ballini. Perfetto. Mi piace. Messaggio per Valeria Sartora. Quando il mio sguardo incrocia il tuo, sento il mio cuore salire di gioia in gola. Il mio sangue ribolle solo al pensiero di non rivederti. Niente, non si può guardare. Non parte. Sembra dei rapinatori, Però secondo me. colui che non ascolta al parcheggio. Senti, bella, stai molto attento. Non ci Sì, riesco, si ma stai senta molto davanti a attento. me così. Comunque. Non è vestito di scuro? Sì, no? Di scuro per andare al funerale. No, è cresciuta la live. No, ti prego, non dimmi che è crashata la live, che mi incazzo. Sì, mamma mia, scorso wipe abbiamo avuto un periodo in cui ci sono stati un sacco di funerali. Un sacco, se ti ricordo che io ogni giorno c'era un funerale. Perché sono dopo l'acquazzone, dopo il diluvio, sono morte un po' di persone. E hanno detto. Io c'ho i funerali ogni giorno. Cioè, veramente era una roba.
Una roba incredibile, lo so, lo so. Allora, andiamo a cambiarci da funerale. Io mi vestirei come mi vestono i tanta con il... Così, mi vestirei così io. Parti inferiori, teniamo magari lo zero, questo nero, scarpe, queste. Braccia, mettiamola. Questa, la giacca, questa, 107. Trapi, tu cosa facevi lo scorso wipe? Che non mi ricordo. Lo scorso wipe. Ci vestiamo così tutti scuri per il funerale. Bruna. Teo, Eric, Jerome. Pure guarda, Bruna Maria 5 mani. Bruna Maria 5 mani. Ma quale? Bruna Maria 5 mani, qual è che era? Quella che è morta con me fuori dal. Durante l'evento wipe. Quella che è morta fuori dal. Dal mesonette, che era vestita col giubbottino da rifrangente. Ehi! Aspetta, lì. Dopo ti passo tutto. Una vecchina, quella che è Sì. morta. Cosa hai detto? Quella che è morta lì tra le No, mesonette? no, 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 Severino, non pensare a male, per favore. Comunque. Tu potresti venire qui Vuoi? subito perché devo riparare la macchina. Va? Tutto bene qua? Bene, bene, finché non ho visto te. Sono Severino? strani rapinatori mascherati per caso? No, Vogliono perché? rapinare la banca? No, ok, no, no. Ma ieri l'avevo visto noi entrare, infatti ho chiamato io. Scherzavo, scherzavo. Sì. Tu, Bene, bene. sergente? Sergente Martinez. Dio mio. Non ti sentivo più, Ascoli. Severino. Comunque, dimmi. Cosa sono stato cattivo con zombie? Mi ricordo di te allora. Mi ricordo di quella vecchina che c'era. C'era lì col giubbottino tutta rinfrangente durante l'evento wipe. Me lo ricordo, me lo ricordo. Scusami Elisa, stavo parlando con Severino che devo farmi Sì. Prego, riparare la borsa. vieni pure dentro che tipo mi Ma passi che la stai roba. sussurrando lì? Non penso. Ah, ok. Un attimo. No, non posso Ah, urlando. ok. Mi senti bassa? Ok. No, 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 adesso no, prima sì. Forse boh, cioè. Passa pure. 50 pezzi di carne. Dici cosa pensi di brutta la giovatti? 6 51, vabbè. Buone. Metto in casa da metterle che ho sbattuto a Sì, casa. sì. Sono riuscito a venderle tutte qualche Ah, giorno fa. sì? Sì. Ne Quanto t'ha avevo fruttato? 25 circa. Sì, Ah, vabbè, dai. adesso vado a venderle. Adesso vado a metterle in casa.
Comunque ha detto che sarà un funerale veloce, ma non so precisamente dove al bisogna molo, andare. di tra 20 minuti andiamo, va che è meglio. Tu vieni o no? E mo quasi quasi perché prendo la roba da dietro il bagagliaio, parcheggio la macchina qua e vengo con te Ok, va bene, direttamente. vado a casa, metto via la roba, ci vediamo al parcheggio di Severo di Paleto allora. Parcheggio di Paleto? Oh, sì, Ok, perfetto, parcheggio di perfetto. Paleto. Ok. Opla. Mettiamo via le ciliegie. Oggi prendiamo la Torero. Momento chiuso, perfetto. Perfetto, possiamo andare lì. Arriva lì. Sì. Guida tu, Valeria. Faccio provare sta macchina. Ah, ok. Ma non tu vuoi mettere un completo da funerale? Dovrei andare al negozio di E vestiti. andiamo, tanto ci vuole ancora 20 minuti ora che inizia. Ok. Faccio provare sta macchina così. Molto attaccata a terra, quindi sta molto a terra. Mi piace già. Ti aspetto qui fuori, eh? Sì. Bene.
Aspetta, oh cazzo. Mettimi un po' al punto dove... Sì. Al funerale è qui. Messo. Grazie. Però è bellissimo il rumore che fa. Già, molto. Quando l'hai pagata questa lì? $260,000. Ne vale, eh? Ne vale come? Oh cazzo, mi sa che... Che c'è? Mi sa che abbiamo superato gli sceriffi, stava tipo a 169. Ah beh, no, non ci sono seguita, quindi... Il rumore è bellissimo. Sì, veramente mi piace come rumore, ma veramente è molto bello. Anche le porte, le luci che si accendono. Proprio accendere le luci, guardale. È bellissimo, guarda qua. Mamma sì. Mia. Si alzano. Madonna, tutti a scrivermi adesso. Eccoci qua, sarà Sandy. Dì la verità, ti piace che io guido mentre tu stai seduta? Sì, è comodo. Diciamo che era un po' una scusa anche per fartela provare, ho approfittato però no, per no, mantenere no. Il posto qui, è che è comodo. Bene. È bellissimo. Quella di Jack si guida benissimo. Lì. Ecco, quindi qui su questo pezzettino di terra dovrebbe essere. Infatti, possiamo entrarci? Sì, 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 intanto c'è una macchina lì. Perché già qui a destra o a sinistra, eh. Guarda, mettiamola vicino alla strada, è più comodo. Mettilo tu, Lorenzo. Sì, sì. Perfetto.
guardate i miei pensieri, eh. Ok, lì. Arrivo subito, ragazzi. Ok, rieccomi. Rieccomi. Perfetto, è chiusa. Quelli, andiamo. È già so 8 minuti alle 10. Ha detto se... Severino che è una cosa veloce, quindi vediamo un po'. Vedremo, vedremo. Rieccomi qui, ragazzi. Siamo solo noi? A quanto pare. Per adesso. Buonasera. Ciao. Vale. Tutto bene? Abbastanza bene. Brutto, brutto. Non mi piace come... Cioè, da quando sto qui si può dire quasi 10 persone ho salutato.
Madonna, che il signor Gaetano è arrivato da molto ieri giorni. No, è un mese, però tanta gente se ne sta andando. Vabbè, è normale. È una grande città, bella. È una grande città, è normale che muore e nasce persone in continuazione. Oddio, cioè... lì non era tanto normale, Samurai era giovane. No, ok, però purtroppo c'è un'alta percentuale di persone, si alza la percentuale di movimento della popolazione anche. Il lavoro che faceva Samurai, cioè lo teneva sempre in bilico, lì. Conoscendo diciamo poi lui... non sapeva neanche guidare tanto bene. Esatto, comunque... Eh. Più che guidare atterrare, a guidare l'ho sempre visto prendere dei bei voli. Quando atterrava teneva seri problemi. Come l'ultima volta quando ha dato fuoco alla nave di Steve. Ma che puttana. Ma cosa? Stavano tutti presenti. C'eri anche tu, Valeria. Quando è atterrato con l'elicottero, si è rotto l'elicottero e non dato tutto il ponte. Prese fuoco tutto il ponte della nave, ti ricordi? No. L'inferno di cristallo lì, il macello. Io mi sono buttato in acqua. Pensa un po'. Jerome, ci stava ai livelli dei doggy? Per numero di incidenti. Doggy, la differenza tra samurai e doggy, che samurai quando si schiantava faceva male solo a lui. Doggy se ne portava dietro 4-5. Grande stima sto Doggy, non l'ho mai conosciuto, però per agire così doveva essere un grande. L'ex titolare del McKenzie. Una persona molto altruista. Non teneva mai nulla per sé. Mi piace. Prendere l'erba, quella sì. Severino non c'è ancora? C'è stato un problema con l'agenzia funebre, praticamente sembra che siano assenti nonostante l'appuntamento. Quindi Severino si è incaricato di prendere la salma e sta salendo da lui e la salma. Da dove? Da downtown, ospedale. Cioè lui sta portando la salma? È assurdo, a quanto pare. È l'assurdo, lo so, però non so come. Cioè se lo porta... Cioè scusate un attimo, ma... Se lo porta in macchina... Cioè sono un po' male, però... Se me lo chiedeva, io potevo fare il piacere. Lui stava qua e lo portavo io. Cioè non c'erano problemi, l'ho già fatto. Quindi... Bastava chiedere, ma non mi conosce Severino. Non è che gli avrei detto no o l'avrei preso. Bah. Vabbè, ma Severino con Samurai c'è un rapporto particolare, lavorano insieme. Severino è il titolare del di Samurai, quindi sono sempre insieme. Ci spostassimo un po' più in là? Dov'è? E da come ho capito, magari da in giù dovrebbero si sta alzando la marea per quello. Sta come sopra. Salire sopra qua. Dove andare? Tipo un po' i piedi bagnati. Ah, quello è. Sto con le donne. Niente. È lettera, così. E se ci spostassimo un po' più in giù. Avevo un po' i piedi bagnati, allora. La notte si alza sempre la marea. Sì, ma Severino si sta portando la salma come passeggero in macchina? Non lo so. Ma magari gli ha prestato un camioncino o qualcosa. Io lo spero, perché sennò, cioè... Ma anche perché forse è andato in moto, quindi... sarebbe un po' problematico, credo. Infatti, cioè... Spero per lui che l'abbiano aiutato, almeno lo portano qui in ambulanza, magari, ecco, se era in ospedale.
Chi è? Tu un clacson. Ogni macchina penso sia Severino, in realtà non è Severino. Sì, infatti. Non si trova più Ariel. Oh, madonna. Cosa è successo? Jack ha detto che non la sente da... Non l'ha vista più da parecchio. Oh, cavolo. Dopo quello è morto fidanzato. Sì. Oh. Ieri sera gli hanno sparato al vice sceriffo Arthur Jones. Arthur. Mm-hmm. Ho sentito prima che lo dicevano. Arriva Severino? Boh. Bene, ottimo. Chi è? Tutto? Steve ha preso la barca. Ma c'è una barca qui, Steve? Sì. Vuole caricare su questa barca qua. La fatica. E vogliono bruciarla? No, è proprio così. I funerali in Norrenni così sono. Si dà a fuoco alla carcassa. Il corpo. Infatti si usano navi di legno nei funerali in Norrenni. Ah, sì. Salve. Salve. Buonasera. Salve. Sì, pronto, Severino. No, volevo sapere. Ma il mio cellulare. Non mi dica da qualche parte. Sì, no, beh, alla fine. Ti serve l'altra tanica? No, professore, grazie. Rieccomi. Ecco qualcuno. È lui? Togliamoci da qua. È Severino? Sì, credo proprio. Con una blista?
di ritardo, c'è stato un contrattempo. Ah, non ti preoccupare. Tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Grazie. Grazie. Anche. Grazie. Ecco. Sì, potete fare due file, così. Beh, due file dove però? Non so come vuole fare. Ah. Quello che ci dobbiamo da... Vuole... Così? Penso che faccia la camminata fino alla barca e passi in mezzo. Mi sa di sì. Allora la barca la vedete sì un po' in così ora, in curva. Beh, così. Possiamo anche metterci un po' più laterali lungo poi il percorso. Sì. Scusa Vale. Di nulla. Flair. Sembra un rito satanico. No. Sembra un rito satanico. Ho dato dei flare a qualcuno. No, mi sa che sono cascate invece. Vabbè. Valeria. Dimmi. Che sarà una cosa bella sta idea dei Flair. Con la barca. Ma sì. Sembra un rito satanico. La sparerà alla barca. Pensavo di non prenderci. Niente, io no. Via la barca. Ciao signor Pire. È fondata. Segna gli angeli ad atterrare. Resa degno onore.
Riposa in pace se vuoi. Di sicuro stai in un posto migliore di dove siamo noi. Sì. Severino? Sì. Però, è molto bella l'idea che hai avuto di fare questa cosa. E purtroppo ci sono state un po' di complicazioni, però. Però è venuta molto bene. Era il minimo. Un funerale, crazy. Che sembra un rito satanico, sembra, però. È venuto tutto bene, diciamo. La barca sta bruciata, i flare sono stati usati. Eh sì. Sarebbe stato contento. Già, no, è contento sicuramente di questo. Grazie ragazzi. Abbiamo preso i flare. Si dice, se vedi dei funerali in orrei. Ma dovevano farlo i tuoi fratelli? Il funerale per Katiba. Sì. Sai che si dice dei funerali in orrei così? Non lo so perché non parlo svedese, danese. Che si dice? Io sono un uomo di mare, quindi te lo posso dire. Si dice che quando si mette la salma sopra una barca, tu hai visto, no, che quando l'abbiamo incendiata si è spostata, è andata più avanti. Sì. Te ne sei accorto? Però non se n'è andata tanto distante, è affondata là. Quindi paradossalmente ci sono stati altri casi così. Vuol dire che l'anima ancora non se n'è andata, sta ancora con noi. Non se n'è andata del tutto. Sta ancora qui. Si è aspettato una moschetta, il signor Piero. Nel suo stile. Oddio, vaffa, scusa. Fa niente, si preoccupa. Ok, grazie ragazzi per essere venuti. Niente. Minimo. Beh, ce la dovevamo. Chi più, chi meno. Comunque, sì, molto cringe, crazy. Ho avuto a che fare con lui, no? Ci sta. Sì. Ce la dovevamo. Cioè, quando conosci una persona gli dici ciao, sempre, comunque. Andiamo. Ragazzi, io vado. Buona serata. Sì, siamo ancora lì, sì, esatto. Jerome, quando posso passare per i biscotti, scusami. Sì, sì, siamo facciamo... una lettera. Cerco di liberarmi, ho un po' di cose da fare. Fra un'oretta va bene. Ciao, okay. Bello. Ciao. Dovrei venire pure io. La gente è arrivata adesso. Okay. La gente. Aspetta, Elia. Buonasera. Salve. Ciao. Salve. Salve. Severino, buonasera. Bellissimo. Come sta? Come sta? Poteva andare meglio, diciamo. Lo lascio qui a terra lo sì, zaino. Quanto è lo zaino? Quanto odio l'economia io. Era, mi pare. 23 kg era. Grazie mille, Severi. Grazie ti devo lei, sempre... grazie ancora di essere venuto. Ok, già, ok. E certo, ho dato dei soldi, scusami. Sì, sì. Grazie. Ok, grazie mille, Severi. Katiba JK grazie. Top. Ciao e buonasera. Valeria. Adesso che noi siamo via, l'economia è 97 per le fette di carne.
voglio morire. Abbiamo 10 minuti per vendere. Andiamo, ce la facciamo. Buona serata. Cazzo. Chi c'è? Ma? Scusa, ho sbagliato. Ma che è successo? Ho sbagliato io. Invece di prendere la cintura ho perso la portiera. Sì, bella macchina, credi. Pagata $260,000. Dai, che forse ce la facciamo. Cambia 23. Abbiamo 8 minuti per andare al magazzino e tornare a Loitour. No, è la Pegasi Torero. Alla faccia degli sceriffi che devono rispettare il limite di velocità, no? Molte volte è successo che me lo sono trovato pure contro mano alcune volte. Noi quando facciamo qualche sgarro ci fanno la multa, invece. Invece loro no. Come Alec, mi ha fatto la multa la scorsa volta. Un fastidio mi ha dato. Lo so. Comunque. Oh cazzo. Che c'è? Non l'ho presa io, Ce l'hai la carne qui e lì? Sì, sì, ce l'ho tutta qui. No, io invece nei miei occhiali sì. Dai, carica, ok. Non vedo un cacchio. Lascia a terra lì. Posso portare di più, ricordati. Ok. Andiamo solo 140, tanto non riusciamo a vendere tutto. Dani, non è il momento, Dani, c'è l'economia. L'ho visto. Non è il momento. E niente, poraccio, dai. Chiamo, ti voglio bene, non è niente, no. Poraccio, dai. No, mi piace, ma non posso lavorare. Dai. Mi dispiace, ma devo lavorare. Madonna mia. Ma dai, poverino, dopo dai lì. Dai, fatti scusare. Ma certo, dopo. Quando esce fuori il servizio. Cringe. Comunque ce l'hai i biscotti dopo il mojito, perché sì. Io sono un po' di stress adesso. Mi sono dimenticato di prendere le ultime due barrette, però vabbè. In terapia mio fidanzato, lui. Devo riuscire a vendere in 5 minuti un sacco di roba. Praticamente sì. Ne vendi una ogni secondo e mezzo. Vabbè, proviamoceli. È male che ogni fa. Ogni due secondi ne vendi una, quindi in 5 minuti ci sono 60 per 5, 6, 12, 18, 24, 30, 300 secondi. Diviso 5 e sono, ne vendi tipo 60-70 pezzi, riusciremo a vendere. Va bene, dai. Meglio di nulla. Sì. $97 l'uno, dai, vediamo un po'. No, di più di 97 perché vendiamo oltre. Sì, dopo c'è il 33%, sì. Fai la tripletta? Sì, però io per ricordarmi sì, l'economia quant'è, dopo c'è il 33% si può aggiungere, capito? Oh cazzo! No! No, te lo ritullo! Che sfiga, scendi, Valeria! Mi sa che morirò! Mi sa che morirò! Come l'ultima volta non è andata bene lì, ti ricordo? Faccio questo pezzo contro mano, ma non ci sarà nessuno che mi vedrà. Nessuno... In teoria non sei contro mano. Praticamente sono nella corsia d'emergenza. Vado a nuovo, adesso devo andare non a vendere. Non sei contro mano. Esatto. Spegni la macchina. Esatto, se no consumo benzina. Già, potenza della 1050 Ti. Vendiamo tutto. Oddio, signore, lo prenda tutto, dai. Ah, dammi Miles, ma questo. Esatto, Crazy, esatto. Dammi Miles e anche Borrelli. Faccio la tripletta. Ecco cosa intendevi come tripletta. Tu mi sa che morirò. È troppo bello. Eh sì, perché l'ultima volta è andata malissimo. Faccio un bel pensierino. Non lo so, persi i sensi. L'ultima volta che mi sono ricordata di uscire da quel veicolo.
Ma l'ultima volta mi ricordo, ci siamo portati poi lo YouTube perché hai detto dovevo vendere. Infatti abbiamo fatto gli animali che erano Troia. YouTube. Mi tocca di chiamare macchina, su Madonna su 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 mia. su su carino, non farà Su, su, tutti. su. Immagino mi avete caricato, Madonna. L'avevo sistemata bene, ti avevo lasciato la cintura, non ti preoccuparti, l'ho trattata bene. Vabbè, vabbè. L'importante è che non mi avete lasciato in mezzo un'altra No, volta in no, mezzo alla strada. sarebbe stata brutta come cosa. Jack sta andando un po' strano oggi. Non è rivenuta tanta gente. Cosa? A Jack non è andata molto bene, mi sa, oggi la giornata di lavoro. Aperto e... Come Sì, è sempre, tutti arrivato devono qualcuno. mortificare. Lo so. Chi lo sa se cattiva sarebbe stato un buon ragazzo per Lisa. Chi lo sa. Però non doveva fare cose illegali perché sennò non sarebbe andata bene. Chi lo sa quanto riusciremo a So. vendere. Proviamoci. Io per il momento già 40 pezzi l'ho fatti. Sì, anche io. Come si è rotto Google? Purtroppo sai che comunque sta dicendo non sempre la gente deve modificare le auto. Eh Quindi sì, va a giorni. però. Dipende anche da quante persone comprano le auto nuove. Vero. Ah, ok. Po' porta la tua da modificare ora, rimaniamo aperti fino a esaurimento forze. Veramente forte. Madonna, Jack. Questa è bella, quindi dovrei mettere Giusto. forte. Sì, è giusto. Io ho ancora fame, porca puttana. Ah, Elisa, che ce la dobbiamo fare? Madonna, che stress mi viene anche a me. Mi stresso più a pensare di riuscire a vendere tutto che a vendere in generale. Tu immagini che se riusciamo è come se fosse... Vabbè, due giri che hai fatto praticamente. Sì. Oh, vediamo un po'. No, vabbè, mo coglioni. Oh! Vediamo un po'. Quanto ci 99, manca? Madonna! Che culo di merda! Vai, Elisa! Facciamo un doppio giro, ci facciamo. Vendi! Doppio giro, ci facciamo. Mamma mia! Sì, però dobbiamo andare a prendere i biscotti. Ok, Vabbè, ce la facciamo, sopra il letto ce l'ho in macchina. Poi abbiamo la Neon che è più veloce. Altrimenti 12 pezzi di carne, ti mangi quelli. Però attenta che ti caghi addosso le carne, lo il so. steak. No, comunque andiamo sopra il letto No, e facciamo. ce la Però guida tu perché non facciamo. vorrei cadere, diciamo, nei buchi. Sì, lo prendo io Diciamo la che macchina. io di sera, se diciamo certe sere non posso guidare, ecco. Manca 50 pezzi. Vabbè, dai, proviamo a fare una cosa veloce. La prima cosa che faccio è prendere la macchina appena finito di vendere. E andiamo subito al Mojito. Poi ti passo i soldi lì. O Sì. a casa tua. Andiamo lì a casa, esatto, andiamo lì. Poi andiamo al magazzino e deposito lì vicino al magazzino. Non so dove c'è i biscotti, quindi andiamo, vabbè, direttamente a casa tua allora. Nella regina di casa.
Ok. Perché a fare un altro giro di 150 pezzi non ce la faccio, te lo dico sinceramente. Altri 30 pezzi. E poi finito di vendere ti chiedo di portarmi dal veicolo mio e poi chiamo Jerome e vediamo un po' quello che cavolo deve fare. Mi sa che oggi i biscotti se ne va a puttane, un'altra volta. Comunque lì che culo, veramente. Guarda, da due giorni che aspetto l'economia buona. Pesce alla griglia fa veramente schifo. Io ho finito. Tre pezzi. Tanto li metto in macchina. Oddio, dobbiamo andare a fare benzina. Quanto è? 20%, non so. Sì, ce la facciamo arrivare fino al benzinaio, quello prima di paletta. Ma non l'avevi spenta? No, non l'avevo spenta, l'avevo. Sicura? Perché io sì. Ho girato le chiavi ed era... E niente. Tu dici che ce la facciamo fino a benzinare sul paleto? Quello paleto lì, quello prima di paleto, in autostrada. Sì, sì, sì. Dove c'è il dinner. Oh, se... perché hai cambiato colore? Madonna, da me hai cambiato colore, crazy. Tipo prima eri viola, ora sei rosso nella chat. Comunque, vabbè, vai a vedere. Comunque il migliore è questo, l'ho preso. Devi tornare qua a giocare, dai, crazy. Fai tu benzina e poi ti dai i soldi perché stai guidando. Sì, sì. Faccio io. Che cazzo, no? Dammi i soldi che c'hai così deposito che c'ho qui il bancomat. Sì, sì. Quanto hai fatto il calcolo lì? Quanti soldi avevi? 97 per 140? No, perché non abbiamo mai calcolato l'economia. No, aspettati, perché c'avevo... Quanti soldi avevi in tasca? Ma lo stesso, $1000 mi pare, bene, se non ricordo male. Non ti preoccupare. Non mi faccio problemi, cioè tieniti anche con $1000, cioè, non ho problemi. Perfetto. $36.000 deposita. 36k, perfetto. Ok, vai. Metti la cintura. Mi si è messa appena salgo. Metto subito senza manco pensarci. Per un pelo è la benzina. Era il 8%. Era il 6% inizia a fare scatti. Ah, ok. A casa tua andiamo allora. A casa mia, sì.
Vabbè, col tempo di merda pure. Vabbè, meno fortuna non è la Vitul, che ci prendiamo tutte, se no. Ci prendiamo la pioggia, se non è la. Tata. Fatto, fatto. Grazie per avermi ricordato. Sì, solo che non so com'è la macchina con questo... con... col bagnato. Perfetto. A posto. Tieni lì, parcheggia, sì, la tua. Ok, grazie, lì. A posto, non dovrebbero bastare 5. Mi sono abbastata. Prendiamo la neon. Vai. Guido io, guidi sì, tu. Sì, guida te perché io di sera faccio fatica. Ok. Crazy, non fare lo sporcaccione pervertito. Andiamo al magazzino che... guida, si guidava meglio l'altra macchina, infatti. Lo so, con la pioggia, sì, questa qui invece scivola. No, no, magazzino, magazzino. Ah, oddio. cacchio. Mi sono dimenticato. E qua non c'ho carne. Come sto pensavo lì. C'avevi qua. Pensavo c'avevi qua al mojito la carne rimanente. Porca troia, non me lo ricordavo proprio che non è... è stato poco, smette di piove. Lo giuro che non lo sapevo più. Guarda che bianco che è. Madonna, da passati da... cioè, siamo nero, passati da bianco. Pioggia alla nebbia, non vedo un cazzo. Mamma mia. I problemi ancora la vista è lì? È solo quello, quella cosa lì, ecco, capito? Mm-hmm. Tipo adesso. Oh cazzo. Cioè ora vedo tutto bene, cioè ovvio. Quando non guido ho problemi, quando guido ho problemi che come prendo le buche. Vai nel mondo fantastico. Prendo le buche, vado nel mondo fantastico. Ti è venuta così bene. Sì. Sì. Dio mio. Abbiamo 10 minuti per vendere, ma come prima abbiamo il tempo. Tempo contato. Porca troia. Qua è brutto perché scollini, quindi non vedi cosa c'è sotto. Sì, quello è vero. Poi dopo cosa facciamo? Dopo questa vendita? Boh. Non lo so, Eli. Sinceramente non lo so. Io devo andare da Jack. No, sì, okay. Le porto su. Ma tu vi hai lasciato la macchina a paletto, sì, dopo torniamo sul paletto e... oddio. Oddio, Eli! Ma che cazzo? Sì, ho lasciato la macchina, devo riportare alla... al negozio di... sì, al negozio, al garage di Sandy. Allora, manco tutto, abbiamo 80 pezzi, basta adesso. Abbiamo poco più di... poco meno di 300 pezzi da vendere. Va bene. Stavolta non so se ce la facciamo, a fare tutto. E abbiamo meno pezzi di prima, quindi abbiamo 140 più 80. Ah, ok. 120 diviso 2, abbiamo 180 pezzi, no, 140 più 80 diviso 2. Sono 210 pezzi a testa. Ok.
Dai che ce la facciamo. Sì, abbiamo 10 minuti. Poco meno di 10 minuti. Perché tutte queste pattuglie degli sceriffi, che cazzo? Stanno costando parecchio. Si chiama Danny, dico di venire lui tu se vuole venire a salutarmi. Voilà. Oi. Se venivi a salutare sono lui tu adesso. Va bene, arrivo. Ok, ciao. Ciao. Aiuto. Ok, tieni carne, perfetto, via. Prova a venderli tutti. Passami 30 pezzi e poi siamo a posto. Quante ne devo passare? 30, 30. Passamene. Così ho il perfetto. Perfetto, ok. Io sto a 103 pezzi adesso. Anche io. 100. Ecco Danny. Mamma mia che guida, oh. Ma... Hai tolto il tutore? Sì. Ah, oh, bene, però zappichi ancora. Sì. 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 No, che stiamo, non finiamo più. Sì. No, dai, poi non finiamo più sul serio. Comunque lì ce l'hai altri biscotti sì. Dopo. Sì, certo. Sì. Forse ce li ho anch'io. Sì. Biscotti. No, vedere biscotti. Dove vai a vedere? Emergenza. E niente. E niente. Ah, io devo passare in ospedale, che mi sono stata male ieri. Sì, ma accompagni su, prendiamo i biscotti sì, e poi sì, mi certo. lascia andare lì. Poggio la macchina al garage perché quella la uso per lavoro. Oggi non mi ricordavo che era giorno libero dei grossisti. Infatti ho scritto a Felice e Felice me l'ha ricordato, gli ho detto ops. Già. Mi sa che sta ritornando? No. Oh. No, sentivo il motore. Sì. A lui? Oh, mi sa di sì, sta facendo tutto il giro. Oh. Sì. L'avevo detto, l'ho sentito. Niente, oh. Pensavo di aver visto un'auto che cercavamo. Niente. Ne hanno rapito un'altra oggi. Di che cosa? Tenente. Hanno rapito? Il tenente. Dell'SPD? Eh sì, noi non ce l'abbiamo. Ma che cazzo? Come hanno rapito il tenente? Sì. L'hanno trovato? Poi? Sì, tutto a posto. Era stato... Gennaro Cardarella. O Gennaro Quintale, come si chiama? O Quintal. Oddio, sì. Ma che era quello il barista del Vanilla? Sì, ha fatto una rapina ieri. Non è che era solo un barista. Non era solo un barista quello. Droga, rapina. Cazzo. Una cosa importante, vero? Vieni un attimo, Lisa. No, non posso, non Danny. Può fare adesso. Un secondo. 36 pezzi devo vendere, poi possiamo parlare. Ok. No, un'importante novità su una persona, tutto qui, eh. Ah, ho capito, sì. Adesso arrivo. Non credo, però va bene. Ma porca puttana. Che c'è? Hanno sparato a Brambilla. Oddio. E? Ma sta bene, ha detto, sta meglio. Però...
Ma che cazzo sta succedendo in sta città, seriamente? Scusate un attimo, Che c'è? Che cazzo però, cioè, non voglio essere scortese, vabbè, ho capito, lo so, però ti capisco. C'è? E lì si è toccato le parti basse perché qualcuno è... Non ho notato, scusate, stavo pensando ad altro. Due sceriffi gli hanno sparato, uno ha avuto un trauma, un altro adesso... Ma? Sei in miseria? Sono ciao, come no, stai? No, per favore, non parla così, per favore. Sì. Dieci pezzi. Di pezzi, il telefono. Pezzi, il telefono. Perché è troia? Dai. Accendi luce scrivania. Alexa, accendi luce scrivania. Lanciagli dentro le tue un frisbee con la fetta. Dovrebbe rimanere gli 5 pezzi, Elisa. Dovrebbe rimanere 5 pezzi, Elisa. Ho detto, ma mi sa che ha finito, Elisa. Ecco, appunto. Perfetto, vieni. Vai, Eli. Vai a parlare. Corri, tu che puoi. Dimmi. Zeus era un figlio di puttana. Perché? Era corrotta. Ma con chi? Cardarella. Niente. Sì. Non deve saperlo nessuno, ok? Va bene. Il massimo, se lo sento da qualcuno, ti do la colpa. Ma? Sì. Scherzo. Va bene, no, io non dico niente a nessuno. Ok, no, lo dico solamente a te, lo sceriffo, e basta, poi vedo lui. Perché me l'ha detto una specie di informatore, una specie, che gliel'ha detto direttamente il capitano. Voglio capire se loro sapevano di questo e noi no. Perché se non lo sapevamo era un bel problema. Ah, però. E vabbè, credo che ora voi dovete andare a fare altra carne. Devo accompagnare, no, lei il suo paletto, prende la sua macchina e poi vado a Jack. Ok, minchia, però hai ancora le fettine 99? No, cambia tra un minuto. Ah, ok, niente allora. E poi dovrebbero salire in teoria le cose, però l'ho finita, quindi basta. No, a posto. La fettina non sale più adesso, scenderò di 54. No. Vabbè, ci vediamo allora. Va ciao. Bene, dai. A dopo allora. Ciao, tesoruccio. Ciao. Ciao. Andiamo. Ciao, Dani, a più tardi. Aspetta, ti do subito adesso i soldi. Sì. Dovrebbe essere okay, giusto perché sì, erano sì. 110. Sì, sì. Messa la cintura, sì. Sì, sì. Ti porto subito al mojito così per depositare. Ma che cazzo, Lolo. Già. Sta succedendo di tutto e di più comunque. Sono delle cose strane, si sempre sparano, quello, quell'altro, quello fece l'ospedale, quello muore. Io adesso come è cambiata l'economia, per tenere carne a 25, pesce la griglia secondo uno. 74, di 74 è scesa la fettina di carne. Vabbè, ho due economie che ti sei fatta come se fossero 3-4 giri,
Sì, veramente, ho fatto 4 giri di vendita, ottimo. Grazie per l'aiutata. Di nulla. Oggi finirò già quasi i biscotti. Vabbè, lo sai come va a finire, no? Ma io sono stressata a metà, quindi... Sì, ma anche io. Ti porto subito a... a mettere là i biscotti. E tu hai detto è pieno di sceriffi. Ecco qua. Vai subito a depositare lì. 29.000 dollari, deposito 29.000. Perfetto, fatto. Ok. Andiamo a casa tua. Perfetto. Ecco a te lì. Opla. No, ho sbagliato la macchina. E niente. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Tanto non c'è nessuno. Opla, poi andiamo già a prendere i biscotti. Tanto già l'ho messo un'ora ed era giù. Ah, tu devi pure tu andare a prendere i biscotti? No, no, per te diciamo. Allora ci vado io, non ti preoccupare. Mo voi vedete un attimo. Non penso che... che abbia fatto qualcosa, te lo dico sinceramente. E se non ti bastano c'è questo. A me servono... Ok. Non ti dovrebbe starti. Non ti preoccupare. A posto. No, usiamo un'altra, aspetta. Oggi uso la Torero. Pegassi Torero, ecco qua. Accompagnami al garage, certo. Tu devi andare a comprare biscotti? No, io c'ero già 40 circa nella macchina, quindi ancora per qualche giorno ce l'ho a posto, no? Ok. Sperando che inizino ad ordinare regolarmente, quindi... Io spero, perché ultimamente ho dovuto... lasciar perdere a prendere i biscotti. Ecco qua. Grazie ciao, mille. Ragazzi, ci vediamo più tardi allora in giro. Sì, a più tardi. Ciao ciao. Ciao ciao. Passiamo all'ospedale a vedere se c'è qualcuno per curarmi. E niente, rip.
Lo stream non cado sotto mappa, purtroppo. E niente, ma basta, sono rotto le palle. Ma ancora, e niente. Oddio. Ma questa porta? Ciao Zach, come va? Zach? Ah, Zach? Sì, scusami. Ok, ciao, tutto bene? Ciao, sì, sto facendo un attimo una cosa di lavoro. Capito, capito. Vabbè, sì, fammi una visita. Un secondo. Sì, vado a farmi una visita intanto che sto, mi sento molto bene. Salve. Siete in attesa del medico? No, no. Ah, ok, allora aspetto io. Buonasera. 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 Avete visto Jack per caso? No, era qua fuori. Niente. Era qua fuori, quindi non so dove siamo. Ciao Valeria. Ok, grazie.
nostro mondo di nuovo DC8. Mettiamo al medico e poi facciamo. Ciao Totò. Buonanotte. Buonasera. Ciao Fausto. Ciao. Lisa, che dici? Ho bisogno di fare una piccola curva che mi sono stata male, mi sono fatta. Ah, certo, vieni. Scusa, hai chiamato? No, un attimo, mi senti? Fausto, mi senti? Senti? Fausto? Senti? Tu mi sei... niente, mi sa che il problema è mio, vero? Sono io, vero? Balbetto? Sto balbettando? Mi senti, vero? Sì, sì, adesso te lo sento. Ok, perfetto, stavi dicendo? Niente, ti dicevo... niente, stavo a dire. Che è successo? Niente, diciamo che sono inciampata, ho sbattuto un po' il gomito, il braccio, così. Okay. Sono andata un po' male. Vabbè, dai, vediamo un attimo. Dicevo, ma avevi fatto la chiamata te? No. Ah, io ok. No. Allora, il mio braccio. Ecco qua. Dopo no, niente di che, è una bella contusione. Che... adesso ti fa male? No, no, non tanto, okay. Sono inciampata sulle braccia, ho cercato di tenermi. Ok, va bene. Grazie mille, ti devo qualcosa? Che figurati, no. Grazie, è molto gentile. Figurati. Come va il lavoro, tutto bene? Insomma, una che sera taccia... una sera strana. Perché? Boh, può essere che so io che mi sono sbagliato, perché ti hai sbagliato.
Poche chiamate? No, no, pure troppe per gusti miei. Ah. Mi manda gente. Fausto. Posso chiederti se posso entrare a vedere se c'è ancora Brambilla, se si è addormentato, diciamo. Penso di sì, un secondo. Vabbè, dai, andiamo. A vedere. Sì, vado lì. A più tardi, a più grazie. A più tardi. Va bene, dai, io torno su che devo andare. Ciao Danny. Ehi là, ciao. Come va? Sì. Salve gente. Il fatto che cade. Buonasera. Sai, ma non ti riconoscevo. Hai visto? Non ormai. Stiamo invecchiando un po' tu. Perché cioè, non senti una maschera, una maschera che non ti riconosco, diciamo. Oh, vuole essere lui. Così. Oh, ecco, ora ti riconosco. Ah. Come va? Posso? Tutto bene. Dovresti stare senza cappello, aspetta un attimo. No, che ti impugna me. Senti, io mi sto rifacendo al tenente, tu. Ti stai rifacendo al tenente? Certo, ormai stiamo diventando vecchi. Quindi, insomma. Io sono vecchio. Rigidità. Che vecchio, quanti anni hai? Quanti anni hai, scusa? No, io 26. Io 25, cosa vuoi dalla vita? Mamma mia. Io 28. Tu sei sergente? Io 28. Non ancora. Non 28 ne hai. Scusatemi. Chi si è occupato di portare i signori? Sento Corvus. Spegni la 2000. Barberis. Ok. Ma come mai qua, Lisa? Mi è andata male. Sono andata qui un attimo a mettermi la benda al braccio. Ah. Ok. Sì, è la cosa di ieri sera. Hai cambiato il colore dei capelli? Ah. Sì. Tu. Cazzo, dammi la mia maschera, Danny. Cioè, Lisa, giusto? Non lavori... Sì. Ah, ecco infatti. Ecco, sempre grazie. Bionda. Sì, è bionda. Prima ah, sempre bionda, ok. La vedo abbastanza mora, diciamo. E ora? Ma magari è la luce. Anche adesso. Diciamo che mi ero scurita un po' i capelli e ora... Vabbè, ma non sta male così, non importa. Ora li ho rischieriti a bionda naturale che ero. Hai Elisa, ora che fai? Piano. Ah, tu hai il locale, no? Io ho il locale, sì. E come vanno? Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Bene. Gli affari vanno molto bene, certe volte sì, certe volte no, però diciamo si tende ad andare avanti. Ah beh, la normalità, dai. Tu sei sempre sergente, vero? Sì. Sì. È lunga la via del tenente, molto lunga. È finché non se ne va via, è lunga. No, in realtà ci sono due posti, teoricamente. Ma sì, teoricamente. Il locale è vicino al molo, come va? Non l'ho più aperto, c'è cioè, l'inaugurazione. Non c'è il tempo, cioè più che altro la gente... Ah, ero stato all'inaugurazione, non è più andato avanti? Non verrebbe più, la gente non viene, questo problema. Ah, mannaggia. Sai Simon, tu hai preso il mio posto, la sergente, quello che devo prendere. Sì, io. Lo so. Ma in realtà puntavo all'SRU, poi l'hanno dato a Price, poi Price l'hanno dato a Ostroman, quindi... Io devo diventare il tuo sergente personale e poi alla fine... Lo so come è andata, lo so perfettamente. Poi alla fine è andata come è andata. Già, purtroppo. Mannaggia quel giorno che sono tornata a quell'ora in cui voi mi avete detto vieni che facciamo una cosa. Ah, secondo me non era stata nemmeno tanta colpa tua quando fui lì il tutto. Però mannaggia voi che mi avete detto vieni con noi che stiamo andando a fare quello. Ma non eravamo, vabbè, era poi scaturito quello che è scaturito, però insomma è andata abbastanza bene, penso. No, bene, è andata bene, sì, ecco. Ovvio, cioè da fare la poliziotta, fare questo lavoro che sto facendo adesso, riguardo il portafoglio, sì, va bene, però mi manca il lavoro della poliziotta. Quindi, cosciente, cioè. Lo sceriffo, voi avete posto? Io non so se il dipartimento... No, sceriffi sono pieni come... Sono pieni, avevo fatto richiesta anche io. Ma perché me lo deve dire davanti a uno sceriffo? Sì, ok, abbiamo fatto... Siamo tutti dalla stessa parte. No, abbiamo fatto già... Ma... Sì. Sono delle differenze di difesa. Ok, qui. Ma sapete, i sergenti... quelle dei sceriffi sono più belle. Meglio che non parlo nulla. Ma lei ha fatto la richiesta di trasferimento o la richiesta per essere assunta?
per essere assunto, ma non ce l'ha posto, quindi ho detto vabbè, facciamo in polizia. Va. Come se non se lo scarto le dopo questo non riceverò mai più la promozione. Ma... Non si preoccupi, guardi. Perché sta lui a assumerti, aspetti, lei che ha detto? Miller? Come? Certo. Miller? Sì. Perfetto, anch'io ho fatto così, ora so più che scelto, quindi non si preoccupi. Sì. Era in polizia lei? Sì, un mese e mezzo, circa. Ah, poi l'hanno sbattuta fuori praticamente. No, sono uscito io. No, è via lui. Richiesta trasferimento, sono qui in scerifferia. Ah, ho capito. Beh, vedremo il futuro cosa ti prospetta. Guarda, se mi danno un sergente sono contento. C'è la lista d'attesa. Dammi quando vuoi, sono sopra. Allora, subito, dai, subito. Scusate, allora. Andare a fare una cosa, io arrivo subito. Buona fortuna, Borrelli, speriamo non ti sia rotto la gamba. Sennò... No, non la gamba. Chiedo un attimo per l'assicurazione. Sì, la gamba insieme a forse, circa. Se no, Aaron, l'hai sentito? L'assicurazione? Sì, lo sento quasi ogni giorno. Ah, sono contenta. Peccato che se ne sia andato Aaron da... Lo so. Dallo Santo, sarà un bravo collega. No, ma allora in Alabama è entrato nel dipartimento dell'Alabama, Ah, bene. Insomma, bene. Sempre nello stesso circolo. Vicino a casa, insomma. Rispetto a qua, almeno. Però dai, c'era un bravo collega lui. Ci sta, ci sta. Sì, no, va bene. La volta dell'estintore. Me la ricordo. La volta dell'estintore. Al fuoco, al fuoco, ci penso io, boom. Te lo ricordo che è imploso insieme all'auto. Bei ricordi. Una volta sì che ci si poteva divertire di più. Ora bisogna stare tutti molto ligi alle regole. Sì, adesso sì. Anzi, fortunatamente gli avvocati, ti ricordi che avvocati c'erano ai tempi? Minchia, devi aver paura di avvocati. Sì, anzi, ora... Addirittura. Ce ne sono quasi zero. Guardi, ha detto, devi aver paura di quello che dicevi durante l'interrogatorio, sì. Durante l'arresto. È vero. Non ti doveva mancare manco un video, manco un secondo di battuglia, non doveva mancarti. Cioè... Ammazzo. Dicevi, tipo, se indicavi una parola del diritto di Miranda, ti facevano causa gli avvocati. Collega, sì. Sono stati letti prima i diritti di Miranda durante l'operazione? No, erano stati messi in stato di fermo, io gli ho detto di metterli. Vedi, stato di fermo, significa che tu puoi perquisire la persona, ciao. Vabbè. Poi c'è una roba stranissima, poi. Devi saperti le regole del... Devi sapere le regole del stato di fermo. Stato di fermo, tu puoi perquisire o meno le persone, boh... In stato di arresto e vabbè. Sì, è un bordello. Ma poi non potevi perquisire una persona che ti denunciavano. Diciamo che sapevano fare bene il loro lavoro. Avvocati cioè. Potenti c'erano, sì. Erano bene rompicoglioni, scusatemi il termine. Luis Cox. E chi se lo scorda? E chi se lo scorda, il nostro peggior nemico. Quella volta che Mitchell c'era la rapina alla Pacific Bank e Mitchell fa: vada a cagare. Cox. Si è preso 3 giorni di ferie. È uscito dalla sala interrogatoria. Io c'è la rapina, non ho tempo da perdere. No, guardi, ora sta facendo questo. Ma vada a cagare. Se ne andò fuori. Se ne... Vabbè, io sono rimasta impassibile lì dentro. Ho detto, tipo, guarda, avvocato, mi dispiace per l'accaduto. Gli ho detto, guardi, con me si è complimentato per il comportamento. Con Mitchell mi ci ha fatto via richiamo e sospensione. Anzi, ma Mitchell è ancora vivo? Da un bel po' no, che l'avete ucciso durante l'azione in cui lui è uscito di testa. Quale? Dopo che si è licenziato, è partito un po' di capotta e ha colterato delle persone al vanilla, se non sbaglio. E... Qualche poliziotto sceriffo gli ha sparato dei colpi. Sì, ora mi ricordo. C'eri anche tu durante colazione? No, mi sa di no. È stata, mi sa, tipo una domenica, può essere. Non mi ricordo. Tipo verso le 11 di mattina, no, cosa del genere. Era una sera, era. Io non, mi sa che non c'era. Era una sera, era. Lo ricordo. Beh, brutta fine. Vabbè, come quello che tramorti, se ti ricordi, a Vinewood. Quando c'era il tizio che si era fatto inseguire fino a Vinewood, fino al parcheggio là, al parcheggio coperto, e poi sceso esatto. Dalla moto col coltello, ci voleva coltellare. Esatto, e mi ce l'ha sparato e l'ha ucciso. Sì. Lo ricordo. Vabbè, meglio non ricordarlo. Era la prima pattuglia, io davanti ero. Me lo ricordo. Ma mi sa che io ero... No, io ero o con te o con Mitchell. No, io e Mitchell eravamo insieme e tu eri dietro con qualcun altro. Con Price, forse. Esatto, era. Con Price e poi c'era lo sceriffo con lo sottosceriffo. Sì. Ma col vecchio sottosceriffo. Sì.
L'altro Price, tra l'altro. Sì, Jaden. Sì. Vabbè, dai, Elisa. Vabbè, è stato un piacere di parlare con te, che non siamo più visti dopo che sono andata via. È vero, è bella, la città è grande. Già. Difficile beccarsi. Buon lavoro, allora. Grazie, anche a te, Elisa. Ciao. Grazie, altrettanto. Grazie. Arrivederci. Ciao, bocca al lupo per il locale, Elisa. Grazie. Passa un giorno che ti offro qualcosa da mangiare. È certo che passo. Mi sono comprato una macchina da $200,000 che è lì in garage, ferma. Quale? La, no, vabbè, 200.000 no, la 770 tutta modificata. Ah, capito. Tu hai quella? Io ho quella lì, arancione, che vedi laggiù. Azzo! L'ho pagata a $260,000. Va bene, Lisa, è stato bello non avere soldi. Ne un'altra da $205,000? Beh, devo dire che vanno bene le cose al locale, dai. Vanno più che bene. Cazzo. Una volta che dico a Danny cosa c'ho in banca, non mi parla più per 5 minuti. Beh, chissà perché, lo capisco. Ah, vabbè, devo dire che adesso paga bene. No, ma adesso paga anche voi, sì. Avete... Sì, paga il doppio. La scorsa settimana avete preso anche... Le sceriffi hanno preso 30.000. Signora, lei che ha chiamato l'avvocato? No. Non penso. No, no, io stavo parlando con gli agenti. Ho ricevuto una chiamata. Forse dentro. Da qui? Stava sì, l'ospedale, fuori l'ospedale. Forse dentro. Cioè, forse dentro, fuori dentro. L'ospedale. Boh, fuori sì. L'ospedale. Non c'è nessun altro? No. Vabbè, entro. Provi a chiedere che ci sono i medici. Elisa? Sì. Miller? Sì. A lei è con noi. Ma Elisa? Mi senti? Mi sa che è un attimo sovrappensiero. Ah. Mi senti. Scusate, mi ero rotta. Ah. Sì. Stavo dicendo, dove eravate rimasti voi con i miei discorsi? Al fatto dei soldi che hai e che vorrei. Sì, che comunque. Sto dicendo, sì, poi tu mi hai detto che cagare il partito paga meglio. Qualche settimana fa i sceriffi hanno preso $30,000 perché hanno ricevuto una donazione. Sì, pure noi la scorsa settimana. Mm-hmm. Sì, andiamo avanti a donazioni. Poi è fisso a 15-16 lo stipendio. Dai. Vabbè, meglio di niente. Piano piano il gruzzoletto te lo fai. Ma sì, con calma. Qualche soddisfazione. Sì. Vabbè, dai, Elisa. Vabbè, ci vediamo. Buon lavoro. Ciao, Rino. Dov'è la vostra auto? Dietro. Sotto. Questa è un mostro. Ciao Elisa. Madonna mia, come sto scattando. Ma che cazzo, non me l'ha lavata.
Tanta gente. Ciao Elisa. Ciao, come va? Dai, abbastanza bene. Oggi mi è passata abbastanza. Non ci sto pensando. Bene, sto bene. Lavorando a tutto spiano. Ah, bene, bene. Io invece sono qua che sono riuscita a vendere tutto il magazzino che avevo a Sandy. L'ho svuotato. E ora domani arriva un nuovo carico, quindi si fa da capo. E via. Eh sì, sto sempre a lavorare perché sennò si fa... Oddio mio, il buco ho preso... Non dovresti stare al telefono mentre guidi. No, il buco infatti io sono fermo. Finita nel mondo della gioia. Ah, ho capito. Delle gioie e delle bestemmie, sono finita. Vabbè, ci vediamo dopo? Sì, ci vediamo dopo, mezzanotte sempre. Sì, sì. Tanto fra un po' è quasi ora. D'accordo, a dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mondo delle gioie e delle bestemmie, sono finita. Meglio che vado piano, va, che sennò qua... piano, sarò qua caro sotto mappa e chi si rivede, chi si è visto. Che scherzo. Sì, dai, vince, che me frega. Pronto? Elisa, ma sei scema? So io il modo. Ah, eri tu? Allora, ti sei spaventata? Un attimo, un po', diciamo. Ti volevo salutare.
Se vuoi sono qui, sono verso, sono qua davanti alla sceriffa di Sandy, sto andando verso il paletto. Ti ho salutato, ciao bella. Sono qui, guarda, sono, mi sono fermata qui, c'è la strada. Ok, arrivo. Ciao. Adesso più o meno va giù di là lui. Dai, una vista. Sono sulla strada principale, non dove c'è la, non la strada dove c'è, vedi qua giù, vedi la strada principale. No, non quella dentro Sandy. No, no, girati. Mi vedi la macchina blu rossa giù dall'altra parte della strada, dall'alta? Sì, sì, ecco io. Opla. Come va? Così. Ma stasera non c'eri a funerale di samurai. No, non ce l'ho fatta. Non, mi dispiace. Troppo. È stato bello, devo dire. Severino ha avuto delle belle idee a fare. Sì, non immagino, con la barca. Io ho messo la Sam sulla barca. Ora non ci credo. Guarda. Mi siamo scantati mille volte insieme. Hai schiantato anche mille altre mille volte da solo, sempre tutto intero. Già, e poi è arrivato un giorno che gli ha detto male. Già. Vabbè, dai, ci vediamo in giro. Dai, ci vediamo in giro, dai. Buona serata, dai. Ciao. Ciao, saluta Daira, te la vedi. Sì, ciao. Pronto? Ciao. Ciao Elisa. Che stai facendo, dimmi, voi? Stiamo giocando al campo da golf e stiamo andando all'appuntamento Sandy Shores. Ma si può giocare al campo da golf? Sì, si può giocare. Interessante. Non abbiamo giocato perché non abbiamo tempo. Per fare Sandy Shores e cosa? A lanciarci col paracadute in gruppo. Bene, vengo anch'io. Sì, venite. Non c'è niente da fare, non c'ho. Sono da sola perché Valeria è andata in ospedale perché c'era Brambilla che aveva sparato. Come gli hanno sparato? A Brambilla, sì. A Brambilla gli hanno sparato? Sì. Porca miseria. Sì, quindi con Jack sono andati lì all'ospedale a trovarlo e sta bene. Ah. Sì. Vabbè, dai, ci vediamo a Sandy comunque, dai. Va bene, ci vediamo lì al rapporto, ciao. No, la vedi che è una 28, ma doveva essere alta. Oddio. Oh.
Aspettiamo. Salve. Buonasera. Sono salve. Partiti? No. Perché? Sono venuti a controllare un po' la situazione. No, ancora no, non sono partiti, quindi... Va niente. Bene, va bene. Ah, ma c'è stato il cambio, non è lo stesso. Buonasera. Ciao, gente. Salve. E no, perché prima c'era quell'altro, quello che sembra Ciclope degli X-Men. Chi è, scusi? Non lo so, è il collega suo mio. Sarà il vice capitano, sarà quello che hai. Ciao Laura. Elisa. Ah, ciao Elisa. Ciao. Ciao Elisa. Come fai, Elisa? Grazie, gente. Ciao, gente. Salve, gente. Come stai, Elisa? Tutto sei venuta a fare anche tu il lancio? Sì, sono venuta a fare anche io. Ah, lancio. Viene lanciato anche tu, Elisa? Sì, 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 brava. Certo. Però senza paracadute. Ah, ottimo. Ah, perfetto. Così la caduta dura di più. A terra sul morbido, tanto, signorina Elisa. A terra su di te o su di lui? Ah, così siamo messi. Esatto. Proprio senza preavviso. Se volete schiacciare voi, cioè, oltre a morire io, si vuole schiacciare noi tutti e due insieme? Sì, è una cosa così. Ma signorina Elisa, non la facevo così maialone, sì, insomma. Così, soprattutto non così diretta. No, no, mi ritira ciò che ho detto, mi dispiace, mi dissocio completamente. No, me l'hai detto. Dissocia, si dissocia. Dissocia. Ma si chiama anche l'Orlando, dici che... Ma per favore non chiama Orlando? Ma neanche lui si tiene queste cose. Vabbè, ma anche le finestrini, sennò per le cose sbagliate. Che carino, signor Orlando. Stamattina abbiamo fatto una gara di pipì, signor Orlando. Sì. Aspetta, questa mattina abbiamo fatto una gara di pipì per far praticamente c'è un suo amico con un po' stordito, proprietario dell'aeroporto, come si chiama? A Severino. Severino, sì. Severino doveva indovinare chi ha pisciato dove. Ah, buono, ce l'ha fatta? No, ha sbagliato. Ha assaggiato la pipì e poi ha sbagliato. Come ha assaggiato la pipì? Sì, sì, ha sbagliato, purtroppo ha sbagliato. Quando hanno usato la pipì di Orlando è svenuto. Invece ha assaggiato la pipì di signor qui, Ruggero. Ha detto che era un po' aspra. Ha detto che è un po' aspra da vecchio. Sì, come? Mi ha dato del vecchio, pensa a te. Certo. Dove andremo a finire? Del piscia vecchio. Sì. Piscia vecchio. Beh, già sento che non è il tuo che sali catetere. Signora Elisa, allora lo chiudiamo questo contratto o... Quale? Beh, in penale fatturato. No, 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 prima vorrei vedere l'effetto che ha. Ah, io pensavo sullo schiacciare intendessi dopo... il contratto. Quale, Willy? Io pensavo che intendessi il contratto dello schiacciare. No, non mi userei mai, guarda. C'è qualcosa sulla giacca? Vabbè, guarda, poi si offende. Aspetta, via. Che cosa? Perfetto. Non lo so, ti sei appena spazzolata, comunque, è andato via. Ottimo. Comunque... Wow. Oh, è stacchio? Era un stacchio quello? Stavo dicendo... Prima vedo come va con i tuoi clienti, i primi clienti. Se funziona tutto bene con i tuoi primi clienti, allora magari ci provo ancora io. Ma signora Elisa, da una signora come lei non me l'aspettavo, guarda. È sempre lì che ostenta le sue auto e tutto, e poi si fa problemi per 10.000 dollari. Quanto tempo che non ci vedo? Vedere se funziona. Se è ottimo, lo lascio anche 20-30.000 dollari. Ciao, pistacchio! Ciao. Ciao, pistacchio. Vieni a farti un giro col paracadute, Comprata all'asta. Quando? Oggi? No, l'ho comprata all'asta un mese fa.
Ah, un mese fa. Bene, tu non c'eri. Ah, bene, bene. Bene, tu eri alle Hawaii. Madonna, sì, sì, mia pistacchio, questa macchina è bellissima. Ma cosa sei, esatto? Ma eri alle Hawaii in quel periodo in cui non c'eri? Sì, ero alle Hawaii, sì. Minchia, però, cioè... Che macchina è, Eustacchio? Sei andato alle Hawaii e sei tornato pieno di soldi? Ah, sì, sono tornato pieno di soldi, sì, sì. È una semestra questa qua. L'ho comprata la penultima asta. Molto bella. Alex, c'è il ventilatore. Ha cambiato un po' la livrea. Ah, perché siamo in livrea. Sì, diciamo che... Quanto fa la tua macchina? 190, 185, come solito. Buono, buono. Senti, ma non è che eri tu quella che seguiva gli sceriffi? Perché prima ho beccato Grace, ma ha detto che c'erano gli sceriffi che seguivano un'auto arancione. Non penso, mi avrebbero fermata. E magari non ci hanno raggiunto. Non me ne sono accorta. Perché lei pensava che fossi io, però gli ho detto no, io non ho... In tal caso non me ne sono accorta io. E vabbè, tanto non sanno neanche che macchina fosse, per cui si attaccano a casa. Se mi chiamano lo dico che... Ma se... Ciao Severino. Ehi Severino, come stai, bello? Ah, c'è anche il signor del... come si chiama? Dove Mag? Tanto, come andai? Per uccidere Gaetano. Eh sì, la prossima volta vedrai che le uscirà meglio. Eh sì. Vabbè, prendo l'aereo, un attimo solo. Guidi tu, Severino? Sì. E manchi, no? Ma guido io! Chi guida? Questo... Guido io. Io. No, io. Severino, se vuoi guido io. Non la presento io di volo sì, io. Voleva guidare. No, ma fai sempre guidare sì. Guidi tu, sì. Stai volando. Sì, guido io. Ma non ti lanci, quindi? No, non me lancio. Ah, okay. Sei guido. Ma che ti fa quello? Combatto al mostro, attacca lo fa vedere a tutti. Ah, il cecchetto. Il cecchetto, sì. Ma con che soldi le comprate? Ha sentito... fa agente immobiliare, ha guadagnato un po' di soldi. Ha sentito l'odore di quella cosa che hai detto prima. A fica. Ma scusa! Ma stavamo parlando di quello prima, scusa Willy. No? Sì, vabbè. Orlando, infarto, Orlando? Tutto bene. Orlando, piano, signor Orlando, vada piano. Mi avete fatto agitare, pensavo stesse per partire, quindi ho fatto tutto il resto. Sì, siamo per partire, vedi, siamo là pronto. Ok. Il paracadute chi ce lo dà, scusate? Severino. No, non serve. Ah, Severino. Ah, la signorina Eliza non serve, ha detto. Figliolo, io sto attaccato a tuo aereo, però cavo troppo bene con parte. Ma cos'è stata mica attaccata all'auto sotto? Non volevo essere giovane, ti autorizzo a rispondergli con un pugno in faccia. Sì, tranquillo, mio figlio, fallo pure, non ti preoccupare. Robert! Severino, c'è bisogno di quello più grande, bambino. Severino. Sì. Me lo sono perso, veloce! Severino, c'è bisogno di quello più grande. Eh? Non ci stiamo qui dentro. Quanti siete? Siamo in top. Severino, precaduto. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siamo. E non ci stiamo qui dentro. Willy, fermo! Fatti dare un pugno, sì, un uomo. È un casino, fai il vero uomo.
Facciamo due giri. Hai un accendino anche? Non ce l'ho. Vabbè, ok, siete posti. Siamo troppi, signor Severino. Ma posso guidarmi uno io di aereo? Però io non posso cacciare uno alla volta. Ma non c'hai la medica? Facciamo due giri. Questa che è buona, non farla fare. Il problema di quello che mi dici che sta giù all'aeroporto, però è un po'... come dire... vedi che è buona? Quello là. C'è anche qualcosa per me, Willy. Sì, adesso è arrivato quell'altro, cioè... È arrivato quell'altro chi, scusa? Ma sei sempre lì a chiedermi ogni cosa, ogni centesimo. Ma se non vede mai nulla. Lo possiamo andare a prendere? Ma faccio quello che riesco, lo so. Lo possiamo andare a prendere, se vuoi, Severino. Perché sennò qui non ci stiamo, purtroppo. C'hai anche da bere, per caso? Pure. Certo, Severino. Lo sente. Severino. Se mi fai fumare la droga senza acqua. Mezzo. Certo. Grazie. C'è la fame chimica, mica la scelta chimica. Parla caduta, eh? E caracola! Se mi fa una semità rinfrescata, è segato. E infatti... Se vivi, no! Adesso va meglio. Ah, mi pare che bisogna tirare un pugno nel momento in cui tu mi butti giù. Esatto. E chi manca ancora? Io! Io! Severino! Che cazzo mi sono vestito a fare? Ma puttana! Ma? Mi hai dato la puttana? No, ma puttana! Mi hai dato la puttana? Ma mi sembra un po' esagerato quel coltellino. Signori, ma è regolarmente registrato? Sì, chi è che ha toccato la mia ragazza? Amore, che è stato da te? Sì, sono davvero il tuo fidanzato. Non è vero, come mi fidanzato... No? No, mi fidanzato... Ma sì. È Danny Morelli. Ma è una fidanzata. Diglielo. Ma vedi che viene davanti, senti, lascia perdere, Danny dai. Borrelli? No, Danny Borrelli mi fidanzato. Credo abbia un debole per me. Beh, buon per te, Orlando. Cosa penserebbe di quella cosa che hai detto prima? Cioè? Vediamo. Quella che hai detto prima? Mi volevi lanciare... Ah. Ma... Allora, facciamo... Orlando? No, prima ci voleva schiacciare. Avevo Willy. Willy, prima ci voleva schiacciare tutti e due, adesso fa la sofisticata. Sì, schiacciare adesso direi buttarmi sopra di voi, così io mi salvo e voi morite. Sì, ha proposto una cosa strana in volo, poi... Prima ci propone le cose a tre e poi fa la sofisticata. Vabbè. Siamo proposto un sandwich volante. Non è vero, mamma mia. Io ho sentito un sandwich volante, siamo in due. No, ma... Sì. Voi capite solo quello che volete. Salve, signor Steve. Ma, Mr. Robert, ma che abbigliamento è? Aspetta che no, piano! Signor Will, ma lo lasci stare, poi... Orlando, scendi dall'aereo, che se lo rompi mi cazzo. Sì, vengo da... ho risolto. Signori, ma... Non ci siamo qui. No, no, ho risolto io. Okay. Senta, ma non ho capito, io devo fare il secondo turno. Ma si può salire? Aspettate un attimo che si mettono d'accordo. No, non si può salire. Aspetta che salga. Mi metto pilota. Qua, io so. Aspetta, guarda, mi appoggio. Oh. A quanto ho capito, facciamo il lancio, poi guido io e faccio il lancio da voi. Guida e vi lanciate voi tre. Se vuoi, guido ben io che ho avuto la patente di volo. Volevo provare io a guidare l'aereo. Cecchito, ma non sei morto, sei ancora vivo. Se vuoi secondo giro posso provare io a guidare. Posso far guidare io, ecco. Ecco la polizia, va. Ma quanto tempo ci vuole per fare un giro? Perché non so quanto tempo. È tutto a posto. Ma si moltiplicano. Era anche in centrale, stasera. Ci avete di lanciarvi anche voi, signori? Sono schermato. Ah, posto, scusami. No, addestramento antirapina. Ma non è che qualcuno ha l'erba medica? Ecco. Qualcuno della droga? No, sì, droga. Mio figlio dovrebbe avere qualcosina. Adesso figlio? Da un attimo. Penso di essermi sbagliato. Nicola c'ha le fino. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Da quanto partite voi? Stiamo un attimo organizzando i due viaggi. Severino, scusa, io non so... Sì. Quanto tempo ho a disposizione? Potrei entrare nella prima manche? Sì, tranquillamente. Ma... No, okay. Ragazzi, tra poco partiamo. Voi, qualcuno di voi vuol fare un lancio? No. Sicuro? Agenti, un'altra volta. Vedo la gente. Dai, agenti, è addestramento altri rapina. No, grazie, anche se non avrei mai accettato. Chi è che pilota? Io col casco, non lo vede che sono... Io. Secondo lei un imbecille vestito da astronauta lo faccio pilotare un mio aereo? Appunto, cioè, piloto palesemente io. Intanto sono più professionale di te. Pilotiamo io pistacchio.
Ci fumiamo un paio di canne e poi vedi come tiriamo sull'aereo. Lì sì che si viaggia, allora. E certo, si viaggia con l'immaginazione, con la fantasia. Va bene, a posto così, signore. Comunque, agenti, prima ho visto qualcuno che girava con un truck per strada. Non penso possa farlo. Truck. Sì, sì. Sa dimmi colore, bandiera, qualcosa. Mi ha anche quasi vestito. Dai, no, non mi ricordo bene. Avete visto voi, ragazzi? Mi sembrava rosso tendente all'arancione, credo. Sì, tipo una tampa. La bandiera che di solito quelli montano. Sudista, la bandiera sudista, vero? Sì, okay. Sì, sì. Va bene, a posto così, grazie mille. Vi auguro una buona giornata. Ciao a voi, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Come ci possiamo andare? Prego, prego. Allora, Severino, vuoi partecipare alla prima mancia? Severino, se vuoi, se vuoi guido io la seconda mancia che vuoi provare. Sì, sì, poi vediamo dopo, perché non ci stanno problemi. Prego, Severino, fai guidare Orlando così vedi come lo assumi. Aspettate, scendete un attimo che deve salire il signor Steve. Signor Steve? L'abbiamo perso. Si è perso nei pensieri. Sì, potrei provare a guidare effettivamente. Ma io no, se guidi tu Orlando io... Nella pratica le mettiamo nelle mani la vita di tante persone, no? Ma allora, sì, ma tanto sono delle vite che valgono poco. Diglielo Steve, diglielo, si pensi... No, Orlando, con tutto dovuto rispetto, scusa. Però al momento non mi sembra in grado di pilotare un aereo. Questo è vero. Allora, scusate, vabbè. Cortesemente mi servirebbe una firma sulla liberatoria. Okay. Con questo ci liberate di tutti i pericoli, se... non siete capaci ci libera di dal male. Amen. E poi una cosa importante, se nel caso succede, ma non succede, ma se succede, molto probabile che succede, che morite, i vostri cadaveri saranno usati per da mangiare al pesce rosso del signor Steve. Prego, una firma qua. Pesce rosso, Steve. Io mi astengo. Grazie. Prego. Una firma qua, grazie. Grazie, firma qua. Grazie a lei, signor Severino, che ci dà questa opportunità. Io voglio firmare. Ecco qua, lei non c'è bisogno. Prego, una firma, signore delle linee elettriche. Elettrica. Ego. Vabbè, lei già sfama il pesce del signor Steve. Sì, infatti. Sì? Ma anche tu ti botti. Scusi, ma quale pesce finiremmo in pasto, giusto per capire? Il mio piranha. Dipende. Qual è più fame? Signor Steve, lei deve salire per pilotare. Sì, esatto. Steve, sta davanti, mi raccomando. Elisa, senti un po', ma tu quando è l'ultima volta che hai pilotato con questo aereo? E quando ero nella polizia, circa. Ah, mesi e mesi or sono, quindi. Amore, quindi aspetta il secondo round? Sì, deve anche riprendere Elettra. No. Elettra, anche oggi sempre meglio, eh? Anzi, in realtà non c'era Piero, in realtà, una volta ho provato a guidare l'aereo. Davvero. No, aspetta, ma io ce l'ho. Quindi sediamoci vicino, ok? Ma aspetta, come faccio a sapere se c'è un paracadute? Te lo sei messo? No, perfetto. No, non me lo sono messo, come si mette? Ma io sono dietro da solo. Usa, Robert, usa il paracadute. Indossalo. Secondo me c'è ancora un posto, Sì, sì, c'è ancora un posto. C'è un posto davanti a me, vedete. Anche qua davanti. Oh, è salito. Oh, ciao, stacchio. Ma il pilota di shuttle, ma l'avete indossato tutti le paracadute? Sì, sì. Sì, sì. Va bene. Ma lei l'ha indossato? Ma cosa ci ha fatto firmare quelli? La liberatoria. No, io mi conosco. La liberatoria. Ma io mi ho firmato, non c'è la mia firma, quindi... No, Orlando, che fa? No, io ho firmato. Prendi questo, no. Pezzo di merda. Ma cosa state facendo lì dietro? No, mosh. Ci stiamo prendendo a gestaccio, signor Stacchio. Ragazzi, ci siete? Sì. Pronti? Vaffanculo a tutti, allora. Avete indossato tutti il paracadute? Sì. Sì. Vamos. Steve, ci fidiamo di te, ok? Ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo. Steve. Oddio. Oddio, siamo... Ci siamo alzati, oddio. Bello. Lo stacchio? Sei pronto? Ma dove bisogna attivare, signori?
Elisa, ma quindi per il pallino in volo come si fa? Il punto di atterraggio è questo di partenza, quindi memorizzatelo anche sul vostro GPS. Se ma... siete in volo dall'alto non lo vedrete, però col GPS potete avere un punto di orientamento. Che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Steve? Ragazzi, una bustina. Mentre siete in volo, guardate il lago, dovreste atterrare alla parte sud del lago. Poi la pista di Sandy Shores è contrassegnata da delle luci viola che lampeggiano. Ok. Oddio mio, ma... Ho un po' di paura. Steve, ma l'hai guidato ultimamente sta cosa? Ultimamente spesso e volentieri, sì. Lo sono andato a prendere e ogni tanto ci ho fatto dei giri. Mi sento bella, molto... grazie. Lo stacchi l'hai messo paracadute? Bravo, cioè, bravo. Prima di volare. Perché ho ricevuto queste? Per già sapete che mi serviranno. Babà, mi ha paura. Ma anche meglio il cielo tutto verde. Ma a me mi conviene andare a te fare sullo come il cielo verde. Le crocche che mi ha dato quel coglione. Steve, scusa, ci può dare una un'infarinatura veloce? Ci lanciamo e tiriamo la corda col pugno. Allora, lanciatevi, sì. Planate liberi, direzionatevi. Poi aspettate un po', non apritelo subito il paracadute, altrimenti ci metterete una vita a arrivare giù. Planate un po' a corpo libero, poi tirate un pugno, si apre il paracadute e non toccate nient'altro. Planate, direzionatevi, e quando siete per atterrare, in prossimità... la cordicella. Scusa, no, se per caso, allora, sai che signori, se vi si stacca la cordicella... Signori... Se si stacca la cordicella, chiamate i medici prima di precipitare. Willy, ti vedo pallido, tutto bene? Ma sì, io sto bene. Ok, ti vedo pallidino. Elisa, ma che cazzo devono raccogliere i medici? Quello che ci rimandi te. Dobbiamo chiamare almeno... i medici col cucchiaino, dobbiamo chiamare. Esatto. Almeno la tua famiglia avrà qualcosa di te, ecco. Sì, nel caso, ragazzi, chiamate il lavaggiostrade e via. No, io mi fumo una canna che altrimenti mi agito troppo. Non toccate il cellulare. Ragazzi, potete lanciarvi. Dritti a noi, sulla destra c'è la pista atterraggio. Okay. Prego, 3, 2, 1. Mio Dio, me laggo. Mi si è bloccata così. E niente, la live mi ha fatto crashare forse. Tanto non dovrei morire se crasha. Tanto non si muore. Oddio, no, cosa ho fatto? Mi si è bloccato GTA. Niente, mi ha crashato il gioco. Vabbè, tanto ne approfitto per interrompere qui la live. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Adesso rilogo, vengo un calma, rilogo e poi
E poi dopo dice ritorno da loro e poi vabbè. Venga tanto per essere qui con me. Ci vediamo. Ci vediamo con un'altra live domani e boh, ciao. E dici chiamate i soccorsi.